mio segnale. Houston, abbiamo un problema. Scatenate l'inferno. Signor Wolf, risolvo problemi. Ah, bene, ne abbiamo uno. Marcello, come here. Is everything all right upstairs? He's been acting out of it. Why would you do that? He's only a little boy. He didn't actually hurt anyone, did he? Francia, inverno 1918-19. Un diplomatico che lavora col segretario di Stato americano e che è a Parigi per definire il trattato di pace della Prima Guerra Mondiale ha portato con sé la propria famiglia, fatta da una moglie francese e da un figlio che parla soprattutto inglese, diciamo di 10 anni, e li ha fatti abitare in una cittadina di campagna vicino a Parigi. Lui è spesso via e il ragazzino deve fare i conti soprattutto con una mamma che si capisce ha dei problemi, forse malmaritata, non ha, il matrimonio non era quello che voleva, sicuramente è triste e malinconica, cerca qualcos'altro che non sa ben spiegare. E allora delle volte oscilla tra troppa dolcezza e troppa autorità, e il ragazzo spesso si impunta, ha dei colpi di testa che non si riescono bene a capire e a spiegare. E intanto intorno a loro la politica va avanti, gli stati che hanno vinto stanno mettendo a punto un piano di pace molto duro contro la Germania, che finirà per far nascere quella Germania nazista che la storia ci ha insegnato a conoscere. Il titolo del film, L'infanzia di un capo, è lo stesso di un racconto di Jean-Paul Sartre contenuto nella raccolta che prende il nome da Il muro. E però i punti di similianza tra queste due opere sono piuttosto pochi. Qui piuttosto c'è la voglia del regista, che è un attore che ha lavorato con Haneke, con Lars von Trier, con Assayas, che si chiama Brady Corbett, di qui alla sua prima regia, c'è, dicevo, la voglia di raccontare la storia in una maniera molto slegata, offrendo allo spettatore tanti elementi che poi tocca a lui cercare di mettere assieme. Come ho detto, da una parte c'è questa educazione alla vita di questo ragazzo che ogni tanto si impunta e ha delle uscite di testa assolutamente inspiegabili. Dall'altra c'è una madre che ha problemi affettivi e che fa fatica anche a rapportarsi con la servitù. Poi c'è un padre molto autoritario, abituato, come dire, a trattare dall'alto della sua posizione diplomatica e che col figlio cerca soltanto di imporre il pugno di ferro. Ci sono le domestiche, che sono la parte più affettuosa e dolce col ragazzo, ma che proprio per questo vengono allontanate. E poi c'è un ambiguo amico giornalista interpretato da Robert Pattinson. Tutti questi elementi sono lasciati allo spettatore per capire come alla fine, proprio come suggerisce il titolo, riescano a formare il carattere di un futuro capo. Vedendo il film all'inizio si può rischiare di essere un pochettino spaesati, ti sembra che non ci sia un unico filo che tiene assieme tutto, ci sono molte piste che devi cercare di unire, a tenerle assieme c'è una messa in scena molto coinvolgente, molto forte, emotivamente molto presente. Non a caso il film 2 anni fa a Venezia ha ricevuto il premio come miglior opera prima e per la miglior regia della sezione Orizzonti. E dall'altro c'è una fotografia molto contrastata che ricorda un pochettino i quadri di Nolte, di quel tipo di pittura tedesca che voleva far uscire le cose dalla forza della materia. E alla fine c'è un finale che spiega tutto, c'è un finale che collega tutti i fili, proprio le ultimissime scene, dove si capisce che tipo di educazione, che tipo di capo, quel modo di educare le persone, quelle differenze di classe così marcate, quello sprezzo per i sottoposti, finisca per realizzare e abbia finito per farlo nel corso della storia. I am your father and you will show some respect. I will count to 3. 1, 2, 3.